molto bello, prima volta che sono a pescare, quindi insomma scusate il ritardo, però insomma il treno ha fatto mezz'ora di ritardo, però insomma siamo arrivati. E niente, passeremo una giornata insieme, no? Quindi faremo foto per tutto quello che volete. Quindi oggi sono con voi e vabbè, questa sera a TRL, sempre qua a pescare, quindi oggi sono qua. Sì, per intanto approfitto della tua presenza, quindi stasera ti esibirai live e cosa presenterai? Facciamo un'anteprima di quello che succederà poi sul palco di TRL. Però la seconda tappa della TRL dopo e niente, canterò le canzoni, questo pezzo scritto per me da adesso. Stiamo insomma portando fuori questo pezzo che mi piace tanto e sperando insomma in un altro singolo dall'album. Comunque per adesso è questo. E insomma, mille motivi in più anche per conoscerti meglio nel disco, che comunque si trova anche qui a Mayor, ed è giusto anche per quelli che non ancora ce l'hanno di acquistare questa copia per poi avere in questo caso il tuo autografo, ma ascoltarti meglio, quindi apprezzarti per tutte le tue doti vocali. Complimenti ancora. E cosa ci puoi dire di questo album? Cosa c'è di bello da poter ascoltare? C'è un po' tutto il mondo mio, diciamo, quello che la gente ha visto ad amici, ma anche quello insomma, che magari non è saltato fuori del tutto, ma che potrà saltare fuori in futuro. Quindi infatti non a caso il titolo dell'album è Signorari, quindi non abbiamo scelto, insomma la cosa storica non si è scelto il titolo dell'album, perché se no per tutti la presentano Signorari, quindi l'abbiamo chiamato il mio nome. E niente, ci sono tanti dati miei, penso che chi abbia acquistato il CD l'abbia potuto sentire, diversi generi, diverse comunicazioni, sensazioni, quindi c'è tutto un po' il mondo di Signorari, questo. Un racconto così a caldo di quello che è stato il grande anno e comunque l'esperienza di amici, cosa ci puoi raccontare, cos'è stata la tua così, l'emozione più grande, raccontaci qualcosa di questa esperienza. Beh, l'emozione più grande innanzitutto l'entrata e poi comunque il passaggio al serale, quindi la fase serale che era quella un pochino più temuta perché ci si affidava in un certo senso al pubblico, al voto, quindi sono passata al serale, tante esibizioni, quindi tante sensazioni diverse, il fatto di stare in una casetta senza alcun tipo di contatto con l'esterno, con la famiglia, con gli affetti, quindi è lì che insomma è difficile, bisogna tirare fuori insomma gli attributi per poter andare avanti. Quindi è stata una bellissima esperienza che insomma non si può sicuramente dimenticare, che mi ha dato tanto, mi ha dato questo disco, mi ha dato il contratto con la Warner, quindi direi che insomma è una grande soddisfazione, veramente tanto. Quindi un'esperienza comunque da fare, da consigliare anche per futuri ragazzi che abbiano talento e comunque vogliono mettersi alla prova studiando, questo è importante, e in questo caso anche amici è davvero una grande palestra e poi l'occasione di avere questi personaggi. Io vorrei in questo momento approfittare della presenza dei ragazzi, qualcuno è un po' timido, se c'è qualche domanda da farti, quindi io ci sono fan affezionate che stanno qui scattando foto, ragazze fate una domanda pure voi, che possiamo chiedere? Sì, è qui con noi, posso fare da portavoce, quando volete diteci pure che cosa. C'è una domanda da parte di lui, è più alto di tutti. Vai. L'anno scorso sei il primo anno che hai fatto provino oppure già l'hai fatto 10 anni? Era il secondo anno questo, quindi ho fatto il primo anno l'anno scorso, sono arrivata alla puntata tra i 90, però non sono entrata. E, insomma, è stata una botta abbastanza brutta, insomma, soprattutto perché accendevi la televisione, no? Guardavi Sky Vivo e dentro vedevi loro, quindi anche gente che era nel mio gruppo lo stesso, tipo Marco, Pasqualino, Simonetta, tutta gente con cui siamo legata, li vedevi lì e dicevo, perché non ci sono? Cioè, vabbè, quest'anno non volevo tornare perché non dicevo, vabbè, non ho preso l'anno scorso, non ci torno a fare. Invece poi, insomma, la testarda, quale sono, insomma, vabbè. Grazie, sono tornata e ho detto vabbè io vado e chi se ne frega, se mi prendono bene, se non mi prendono amo. Dopo 5, sì, questo è Marco dopo 5, a me andò a parte per dopo 2. Grazie Silvia, io vorrei sentire.